Benvenuti all'edizione 2022 di Van Vitelli Orienta, la manifestazione di orientamento universitario organizzata dall'Università della Campania Luigi Van Vitelli. Io sono Sabrina Viateneapoli, la storica testata di informazione universitaria che in questo caso supporta l'Università Van Vitelli per gli aspetti organizzativi di questa iniziativa. L'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli, per dimensioni e numero di iscritti, è il secondo ateneo del nostro territorio. Ha un'ampia offerta formativa di corsi di studio ed è strutturata in 16 dipartimenti, quasi tutti con sede in complessi storici e monumentali, ristrutturati e restituiti al loro antico splendore. Dove si trovano i dipartimenti dell'Università Van Vitelli? Sette dipartimenti si trovano a Napoli, sono i dipartimenti della Scuola di Medicina, quattro a Caserta, si tratta dei dipartimenti di matematica e fisica, psicologia, scienze politiche, scienze e tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche. Due si trovano ad Aversa, i dipartimenti di ingegneria, architettura e disegno industriale, due a Santa Maria Capua Vetere, giurisprudenza, lettere e beni culturali, ed infine un dipartimento a Capua, il dipartimento di economia. L'Ateneo propone alle aspiranti matricole un'offerta formativa professionalizzante e integrata con il territorio, sostiene la ricerca di qualità e favorisce la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nate dai gruppi di ricerca. Inoltre, ha un'intensa attività di internazionalizzazione e scambio culturale con altre università. Tanti anche i servizi offerti agli studenti che tra poco saranno illustrati, con l'offerta formativa e tutte le informazioni utili per la scelta del corso di laurea. Inoltre ricordo agli studenti che hanno prenotato la partecipazione all'iniziativa sul sito www.vanvitelliorienta.it che gli attestati di partecipazione saranno scaricabili dal 13 aprile sempre sullo stesso sito. Adesso partirà un breve video di presentazione dell'Ateneo e subito dopo daremo la parola ai docenti. Molto bene, questo era il video di presentazione dell'Ateneo. In quest'aula parleremo del Dipartimento di Giurisprudenza. Invito gli studenti a tenere le telecamere accese e ad annotare le possibili domande e curiosità da chiedere ai docenti. Adesso passo la parola ai docenti e il primo intervento è del professor Francesco Sorbillo. Buon orientamento a tutti. Grazie, grazie molte. Mi sentite anzitutto? Si sente? Sì, professore, la sentiamo. Perfetto, perfetto, grazie molte. Anzitutto buon pomeriggio a tutti quanti gli studenti collegati. Ovviamente siamo qui per l'orientamento e la presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza. E inizierei, diciamo, con il presentare quelli che sono i servizi generali dell'Ateneo e che ovviamente servizi che anche sono a disposizione degli studenti che, delle future matricole del Dipartimento di Giurisprudenza della Van Vitelli. Ora, per fare questo, magari farò una breve presentazione utilizzando, ragazzi, una brochure, che potrete trovare anche sul sito Vi Orienta. E è una, ve lo anticipo, è una brochure,
interattiva. Pardon, così carico anche la brochure. Nel frattempo, vediamo se... Eccola, sì. Si vede la brochure? Sì, si vede. Ok, perfetto. Inizierei con il dirvi, e lo avete già visto nel video, che siamo un Ateneo che ha fatto una scelta di delocalizzazione sul territorio. Cioè non è una scelta di concentrazione, ma diciamo, troverete, come avete sentito, i dipartimenti diffusi su tutto quanto il territorio e segnatamente il Dipartimento di Giurisprudenza, come vi è stato anticipato nel video, si trova a Santa Maria Capua Vetere assieme al Dipartimento di Lettere e Filosofia. Diciamo anche, e qui lo vedete, che come vi ho anticipato in precedenza, l'Ateneo mette a disposizione delle nuove matricole tutta quanta una serie di importanti servizi. Ora partiamo dall'inizio diciamo, con la presentazione di questi servizi. Qui vedete, siamo proprio qui al numero uno, l'orientamento e il job placement. Importanti entrambi, l'orientamento per quanto concerne quello che stiamo un pochettino facendo oggi, per quanto concerne la scelta del dipartimento presso il quale ovviamente iscriversi, ma è importante, altrettanto importante, il job placement, cioè capire quali sono gli sbocchi in uscita una volta conseguito il titolo di studi, quindi una volta conseguita la laurea, e in modo tale da poter fare, diciamo, una scelta il più possibile consapevole. E questo qui, ragazzi, è molto, ovviamente molto importante, perché diciamo, bisogna essere efficienti, bisogna diciamo, evitare quella che è la dispersione durante il corso di studi. Magari si fa una scelta, diciamo, una scelta poco ragionata. E questo qui invece non deve essere fatto, perché poi vi condiziona nel corso del percorso, diciamo, del vostro percorso futuro. Quindi è importante scegliere razionalmente, scegliere bene, e oggi tenteremo di darvi tutti quanti gli strumenti per questa scelta. Quali sono i servizi che troverete nel Dipartimento di Giurisprudenza? Anzitutto qui ne vedete uno. La possibilità di effettuare il corso di lingua gratuito direttamente online. Ragazzi, questo qui è molto importante, perché diciamo, apprendere una lingua diciamo, esercitarla e parlarla in maniera fluida è una di quelle skills che poi, una di quelle, diciamo, ovviamente una di quelle capacità, di quelle competenze che viene valutato una volta che vi inserirete nel mondo del lavoro. E quindi avere in dipartimento, quindi, e in questo caso, nel vostro caso, comodamente da casa, la possibilità di effettuare un corso di inglese completamente gratuito è particolarmente importante. La piattaforma che l'Ateneo e quindi il Dipartimento di Giurisprudenza mette a vostra disposizione è una piattaforma che si chiama Rosetta Stone. Vi potrete accedere dal portale di Ateneo, quindi dal sito della Vanvitelli di Unicampania. Dopo aver fatto un piccolo test online per valutare diciamo, la vostra competenza linguistica, sarete, quindi avrete accesso a questo corso, che potrete tranquillamente utilizzare
sviluppare la vostra competenza linguistica. Tra gli altri servizi che vedete nella locandina, ora questa qui, se voi diciamo, la scaricate, è una locandina interattiva, quindi potrete tranquillamente cliccare e la locandina vi reindirizza alla pagina del portale di Ateneo, diciamo, dove è meglio spiegato quel particolare servizio. Scusami Ora, Francesco, una precisazione sì. sola. Ho inserito il link in chat, quindi gli studenti che sono interessati possono scaricarlo direttamente da qui. Grazie Miriam, la professoressa Busalem è una collega del dipartimento, quindi vi ha caricato il link nella chat, quindi potrete già cliccarlo immediatamente in modo da potermi anche meglio seguire in questa breve spiegazione che vi daremo. Ragazzi, una cosa che diciamo, ci tengo a dire è che l'università in questo modo è proprio nelle vostre mani. L'importante è essere curiosi, questo ve lo anticipo, sul portale del Dipartimento di Giurisprudenza troverete tutte quante, in maniera diffusa, tutte quante le indicazioni necessarie, tutte quante le vostre curiosità, già soltanto navigando il sito del Dipartimento, certamente saranno soddisfatti. Io qui, ovviamente, assieme alla professoressa Busalem, ho invitato per l'occasione anche i rappresentanti degli studenti, quindi due vostri futuri colleghi, la signorina Barbara Consoli e Vincenzo Cinotti, che poi vi accoglieranno nel Dipartimento di Giurisprudenza, qualora sceglierete di essere delle matricole del nostro Dipartimento. E vi aiuteranno, anche loro vi aiuteranno nel vostro percorso, salvo oggi spiegarci e raccontarci magari anche un attimino quella che è la loro esperienza. Comunque, vi dicevo, andate sul sito, quindi diciamo cliccate le varie sezioni del sito, lì già troverete tutte quante le informazioni. Di ausilio c'è certamente questa brochure che stiamo vedendo e commentando in questo momento. Vi dicevo tra i servizi, certamente il corso di lingua gratuito lo abbiamo visto con la piattaforma Rosetta Stone. Ora io mi rendo conto che magari diciamo, affrontare, passare dalla scuola superiore all'università può creare una qualche instabilità più che disagio, cioè ci può lasciare un po' spiazzati e il Dipartimento di Giurisprudenza, il nostro Dipartimento è particolarmente sensibile anche su questo tema e infatti diciamo, è previsto il SAPS, che è il servizio di aiuto psicologico agli studenti, quindi oltre che il CID, che è il Centro per l'Inclusione degli Studenti con diversamente abili, e diciamo, questi due uffici del nostro Ateneo sono particolarmente importanti perché diciamo, anche questi uffici contribuiscono a dare benessere allo studente, quindi a creare quella situazione conduttiva favorevole per lo studente, quindi a creare una situazione di benessere, un clima di distensione, diciamo, vi possono aiutare ovviamente in questo percorso, nel percorso che ovviamente andrete ad intraprendere. Quindi nel caso in cui c'è qualche difficoltà, c'è qualche preoccupazione, diciamo, avrete il supporto da parte di tutti quanti, anche diciamo, il supporto da parte di professionisti che vi potranno seguire ed aiutare anche da questo punto di vista, vi potranno sostenere anche da questo punto di vista. Ce la mettiamo tutta per rendere il nostro dipartimento e l'Ateneo in generale, perché questi sono servizi erogati dall'intero Ateneo, ovviamente il più accogliente possibile.
Altro servizio, lo vedete qui, ovviamente la possibilità diciamo, attraverso l'azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania, la possibilità di avere accesso a tutti quanti i servizi messi a disposizione dall'ADISURC, quindi le mense, diciamo, la possibilità di usufruire di borse di studio messe a disposizione dall'ADISURC, quindi per diciamo, la possibilità di trasferimento per quelli che ovviamente ne avranno necessità. Quindi tutti quanti i servizi che vengono erogati dall'ente e quindi attraverso gli appositi bandi e gli uffici dell'ADISURC. Allora, vorrei tornare, invece ritorniamo un attimino, diciamo, io sto seguendo l'ordine della brochure che vi sto presentando. E vorrei tornare un attimino a quelli che sono i servizi dell'Ateneo e sempre del Dipartimento di Giurisprudenza. Lo vedete qui, la biblioteca online. Durante il vostro, diciamo, percorso di studi avrete la possibilità, ovviamente comodamente da casa, di accedere alla biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza, ma diciamo a tutto quanto il complesso bibliotecario di Ateneo, attraverso il servizio di accesso remoto, di accesso online, e quindi diciamo, sfruttare tutta quanta la dotazione del sistema bibliotecario d'Ateneo. Ora, la biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza è una biblioteca fornitissima da questo punto di vista, conta oltre 60.000 volumi, diciamo, i volumi, la dotazione bibliotecaria viene implementata continuamente, questo qui per agevolare e migliorare sempre le performance di ricerca e chiaramente degli studenti durante il loro percorso, quindi le ricerche da parte degli studenti. Una serie numerosissima di riviste giuridiche online, ma anche in formato cartaceo, quindi potrete accedere tranquillamente diciamo, alla biblioteca del dipartimento o accedervi online, dove fare già online tutta quanta una serie di ricerche e poi magari andare a prendere anche materialmente il libro che è disponibile se si tratta di un libro cartaceo presso la biblioteca, che prevede anche il servizio di prestito con un box di restituzione, con un servizio di restituzione automatica. Quindi tutte quante queste opportunità vengono ovviamente messe a disposizione degli studenti del dipartimento. Non ultime, importantissime, ovviamente, diciamo, le borse di studio e le agevolazioni economiche per diciamo, accedere, quindi per iscriversi dopo l'iscrizione al Dipartimento di Giurisprudenza, si può partecipare, avrete la possibilità l'Ateneo mette a disposizione dei vari dipartimenti una serie stanza, una serie di fondi importantissima, quindi eroga le borse, tutta quanta una serie di borse, appunto, di borse di studio, alle quali con i bandi ovviamente si può partecipare, e quindi agevolando i nuovi studenti e le immatricolazioni anche sotto il profilo economico. Quindi queste qui sono pubblicate sul portale del Dipartimento, tutte quante diciamo, le borse di studio e i bandi per accedervi, quindi potrete tranquillamente partecipare al bando o richiedere informazioni presso gli appositi uffici, trovate l'elenco degli uffici sempre sul portale del Dipartimento. Arriviamo all'ultimo, diciamo, all'ultimo di questi servizi pubblicizzati qui, su questa brochure informativa, che è il servizio di trasporto
di navetta tramite navetta e di carpooling. Quando vi iscriverete attraverso l'app Van Mitelli, quindi l'app che utilizziamo sia noi docenti, ma anche voi studenti, ovviamente. Tramite quest'app e tramite l'app del sistema di prenotazione Verisun, potrete prenotare il vostro posto sulla navetta. Quindi, per chi di voi, per quegli studenti che magari diciamo, utilizzeranno il servizio ferroviario dalla stazione di Caserta, che è la stazione più vicino al Dipartimento di Giurisprudenza, che come vi ho detto è a Santa Maria Capua Vetere, potrete da lì, tramite l'app Verisun, prenotarvi il vostro posto sulla navetta e quindi il trasferimento gratuito presso le sedi del Dipartimento. È previsto, diciamo, l'Ateneo mette a disposizione chiaramente degli hub di scambio, potrete cioè lasciare la vostra vettura privata. Se sceglierete di venire con la vostra vettura per poi prendere magari la navetta, o diciamo utilizzare dei servizi di mobilità alternativa, come può essere appunto quello del car sharing, che è prenotabile sempre, vi mette in collegamento voi studenti, e questo collegamento viene effettuato dall'app, quindi c'è un collegamento sicuro che è dedicato soltanto agli studenti iscritti alla Van Mitelli. Quindi non ci sono estranei in quest'app. E dunque, questi qui sono tutta quanta una serie di servizi che, come vedete, il Dipartimento e l'Ateneo mettono ovviamente a vostra disposizione. Ora, prima di andare anche ad illustrarvi quella che è l'offerta formativa, l'offerta formativa la illustreremo con la collega, la professoressa Busalem. Ovviamente, volevo invece farvi vedere un pochettino quelle che sono le sedi del Dipartimento. Spero sia cambiata nel frattempo la diapositiva, e se si vedono le sedi. Perfetto, Sì, professore, si vedono. ecco, questa che vedete è la sede storica, il vecchio Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere. Queste sono la sede di alcuni uffici della presidenza e di alcuni uffici amministrativi, ma anche la sede diciamo, dove c'è la biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza di cui vi ho parlato poc'anzi. Ci sono tutta quanta una serie di aule e tutta quanta anche una serie di laboratori. Per le matricole. Allora, qui diciamo, le attività normalmente degli studenti del corso, diciamo, dei corsi di giurisprudenza, qui si svolgono le attività a partire dal terzo anno, diciamo, anche se alcune vengono svolte nell'altra sede, la sede più nuova, che è quella anzi, dell'ultima, dell'aulario. Qui si svolgono anche le lauree, ci sono diciamo, ci sono delle aule davvero molto belle, l'aula Franciosi, l'aula principale sotto, dove si svolgono le sedute di laurea. Qui invece vedete quest'altra qui, è l'altra struttura, ecco, il biennio solitamente. Tutto quanto, diciamo, il biennio, ma anche poi alcuni corsi, diciamo, altri corsi anche degli altri anni, si svolgono, diciamo, presso la struttura. Questa è la struttura dell'aulario, diciamo, è una struttura condivisa tra appunto il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. Questo che nella foto si vede sulla destra, questa rete,
diciamo il campo, c'è anche un campo di calcetto all'ingresso dell'aulario dove si organizzano alcune manifestazioni sportive. Ecco qui ci sono invece i servizi, ecco, alcuni servizi che vengono, diciamo, di cui vi ho parlato, già parlato, ad esempio la biblioteca del dipartimento, ma anche altri servizi, diciamo, rivolti agli studenti dopo che è stata fatta, diciamo, dopo l'immatricolazione. Quindi, ovviamente a ciascun studente viene assegnato una mail, un indirizzo email, quindi al sistema di mailing di Ateneo, e quindi un accesso ai servizi telematici per le immatricolazioni. Quindi questo servizio, questo accesso all'app Van Vitelli, si chiama l'app Van Vitelli. Questa app Van Vitelli vi consente di fare tutta quanta una serie di cose, non ultime mandare dei messaggi ai docenti, quindi tenersi in contatto con i docenti, prenotare gli esami, vedere il vostro stato di avanzamento della carriera, della vostra carriera, gli esami sostenuti. Quindi fornisce allo studente tutta quanta una serie di, diciamo, di informazioni. È un pochettino quello che è l'interfaccia tra, diciamo, lo studente e anche le strutture, i docenti, anche le strutture del dipartimento. La card dello studente, l'accesso al sistema intranet, al sistema internet di Ateneo con la rete Wi-Fi. Lo vedete, le aree sportive per quanto riguarda il dipartimento. La biblioteca della biblioteca invece ne abbiamo già parlato. Qui per voi nello specifico, ecco, esiste lo sportello delle pratiche studenti e orientamento. Lo leggete, e quindi questo qui per gli studenti che decidono di trasferirsi, quindi che provengono, già sono iscritti all'università e che scelgono di ovviamente accedere, quindi di trasferirsi alla Van Vitelli, ma anche, diciamo, per le nuove immatricolazioni, sono gli uffici, gli sportelli ai quali vi potrete tranquillamente rivolgere. Una volta che vi sarete iscritti, ecco, e diventerete delle matricole della Van Vitelli, per chi sceglierà di farlo, ovviamente è previsto tutto quanto un'attività di tutorato. Non sarete mai lasciati da soli, vi sarete seguiti, e questo qui io dico che è particolarmente importante. Anzitutto, diciamo, già nella relazione, nel rapporto con i docenti, cioè i docenti sono, almeno porto la mia esperienza personale, io sono sempre più che disponibile nei confronti degli studenti, sono sempre presente, ma anche tutti quanti gli altri colleghi sono sempre tutti quanti presenti, e cerchiamo sempre di sforzarci per seguire tutti quanti gli studenti. Ma sono previste delle attività di tutorato per gli studenti che magari, ecco, in quel passaggio dalle scuole superiori all'università magari si prova un pochettino di difficoltà. Si crea un pochettino di gap. C'è sempre questa opportunità di essere seguiti. Ci sono appunto i tutorati didattici, quindi che offrono sostegno agli studenti, quindi per diciamo, nella preparazione degli esami e eventualmente per recuperare se si dovessero creare dei gap. Quindi sarete ovviamente presi per mano. E diciamo, lo scopo è di prendervi per mano e portarvi a raggiungere il risultato nel miglior modo possibile e in maniera più veloce possibile. E questo è molto importante. Abbiamo visto di questo, anche questo ne abbiamo parlato già: l'assistenza per gli studenti diversamente abili, l'assistenza, diciamo, gli uffici per l'assistenza psicologica, e poi
ovviamente la possibilità di fare le esperienze di internazionalizzazione. Anche queste sono particolarmente importanti per il vostro futuro, perché vi preparano alla vita, è un bagaglio di esperienze, quindi anche nell'ambito formativo, e vedremo più avanti quelli che sono, diciamo, i programmi Erasmus che vi consentono di poter andare a studiare all'estero presso degli altri atenei, delle altre università straniere, diciamo, con i quali il Dipartimento di Giurisprudenza ha precedentemente concluso delle partnership. Sono numerosissimi in tutti quanti Europa e anche all'estero, e in più c'è anche la possibilità, lo vedremo tra breve, di iscriversi al corso di laurea che prevede il double degree, cioè la possibilità, con una parte di esami e una svolta presso il Dipartimento, da noi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di una università consorziata, di, diciamo, conseguire un titolo di studi che doppio, cioè che vale sia in Italia, ovviamente la laurea in giurisprudenza sia in Italia, che nel paese della università consorziata. E questo lo vedremo tra breve. Qui vi do un'altra informazione che credo per voi sia particolarmente importante. L'accesso al Dipartimento di Giurisprudenza, cioè la possibilità di iscriversi al corso di laurea, ai corsi di laurea in giurisprudenza offerti dal Dipartimento, non sono chiaramente non sono ad accesso programmato, cioè non sono dei corsi di laurea a numero chiuso. Questo che cosa significa? Che non dovrete fare sostenere un test d'ingresso, ma sarà invece possibile effettuare attraverso il portale di Ateneo questo test di autovalutazione. Voi vi domanderete perché questo test, vi domanderete perché questo test di autovalutazione. Importante anche il test di autovalutazione per capire, per capire. Ecco, per assumere quella scelta consapevole che dicevamo prima, e quindi per capire, diciamo, quelle che sono le proprie attitudini, e quindi diciamo, capire se la strada scelta, diciamo, l'obiettivo è quello, se capire la strada scelta è quella corretta, quindi quello di offrirvi uno strumento che vi aiuti a capire questo. Ma non è ovviamente preclusivo, cioè il test di autovalutazione non impedisce in alcun modo l'iscrizione al Dipartimento di Giurisprudenza, che ovviamente potrà essere tranquillamente effettuata. E questo qui proprio perché non si tratta di accessi a numero programmato, ovviamente. E qui, diciamo, prima di proseguire con i corsi di laurea attivati, direi di passare anche ecco qui, all'altra brochure. Anche questa qui è la brochure, ovviamente, del Dipartimento di Giurisprudenza, che potrete, diciamo, scaricare dal sito di Viorienta, ma anche del Dipartimento di Giurisprudenza. E qui troverete tutta quanta un'altra serie, anche qui una serie di informazioni che sono quelle che diciamo vi sto dando adesso. Attraverso il QR code, ovviamente, potrete avere la geolocalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza. Qui leggete ovviamente dei servizi offerti attraverso il sito Very Soon, che è anche diciamo il punto per il download dell'applicazione Very Soon per il servizio di mobilità, come vi dicevo. E poi qui sotto trovate tutta quanta una serie di informazioni circa sia l'offerta formativa del Dipartimento di cui adesso parleremo, e quindi qui,
anche attraverso, diciamo che qui, anche di tutti quanti i servizi offerti dall'Ateneo e quindi anche dal Dipartimento di Giurisprudenza. E oltre poi a tutte quante una serie di ulteriori offerte da parte del Dipartimento, sia diciamo degli uffici e degli sportelli che offrono questi servizi, appunto placement, stage e tirocini, orientamento in entrata e in uscita, i vari sportelli Erasmus, insomma quant'altro, poi li vedremo in maniera diciamo con più particolarizzata, e poi tutta quanta l'offerta formativa, ovviamente l'offerta formativa del Dipartimento. E io a questo ora mi dedicherei, passerei proprio a questa offerta formativa, e per questo appunto chiederei l'intervento anche della professoressa Busalem, che è qui con noi, e assieme potremmo andare a vederci appunto quella che è l'offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza, i vari corsi di laurea che sono erogati dal Dipartimento. Va benissimo. Francesco, continui a condividere tu le slide di prima? Assolutamente, eccole qui. Io nel frattempo volevo un attimo riprendere una frase, secondo me molto incisiva, che ho letto nel video di presentazione dell'Ateneo. Vi dice, in un certo punto passa la scritta vicina e lontana. E secondo me questo è uno dei punti di forza, al di là naturalmente dell'offerta formativa e della didattica, del nostro Ateneo. Perché? Per quegli studenti che non vogliono andare troppo lontani o vogliono rimanere, sono fortemente ancorati alle radici, hanno un polo didattico vicino casa. Possono però anche andare lontano, molto lontano rispetto alle tradizionali Roma e Milano, attraverso i programmi Erasmus offerti dalla nostra università. Il professore prima accennava al doppio titolo di studio, lo vedremo a breve, avrete la possibilità di andare per esempio in Brasile. Quindi, rimanendo per una parte del vostro periodo di studio sul territorio e facendo un'altra parte, un anno e mezzo, in un posto davvero molto lontano. Proviamo però a capire che cosa si può fare nel nostro dipartimento, qual è l'offerta formativa, che cosa siete chiamati a decidere una volta che voi scegliete di fare giurisprudenza alla Vanvitelli. Avete un primo canale, una prima scelta. Cercare di capire se volete entrare all'interno del corso di laurea magistrale a ciclo unico oppure scegliere un corso triennale. Nel primo caso, chiaramente lo sapete, la laurea magistrale in giurisprudenza ha una durata quinquennale, quindi a ciclo unico 5 anni, e questo percorso di studio mira a fornirvi una preparazione approfondita nelle materie giuridiche. Intende da un lato favorire la vostra capacità di interpretare e di applicare gli istituti giuridici con cui verrete a contatto. Chiaramente, a giurisprudenza, le materie predominanti, ma non le uniche, hanno un taglio di carattere giuridico. Quindi avrete e approfondirete necessariamente delle materie caratterizzate sotto il profilo storico-giuridico, sotto il profilo filosofico, lavoristico, economico e via discorrendo, ma sarà data particolare attenzione anche ad altre materie. Un esempio chiaramente è l'ambito economico o ancora, da non sottovalutare, il profilo linguistico. Cosa potete fare con la laurea in giurisprudenza?
La laurea in giurisprudenza vi consente, ovviamente integrando i successivi percorsi di praticantato, specializzazione, via discorrendo, su cui se volete poi siamo pronti a fornirvi informazioni ulteriori, potete accedere a quelle figure tradizionali, note, che sicuramente chi si iscrive, chi intende iscriversi a giurisprudenza ha bene in mente. L'avvocato, il magistrato e il notaio. Bene, queste sono sicuramente le figure tradizionali, però non sono le uniche. Voi con una laurea in giurisprudenza avrete, potete avere accesso sicuramente a tutta una serie di altre, a tutto direi un'altra parte di mondo lavorativo che non è spesso considerato nel momento in cui si va a valutare il percorso che si intende poi seguire. Per esempio, potreste diventare degli esperti legali di impresa, meglio nota questa figura come giurista d'impresa, quindi vi potreste occupare della gestione e coordinamento delle attività di uffici legali, di predisporre documenti e contratti giuridici, potreste diventare un esperto legale per gli enti pubblici, potreste lavorare nella pubblica amministrazione, oppure perché no, potreste decidere di continuare la vostra carriera all'interno dell'università. Potreste continuare, lo vedremo più avanti, facendo un dottorato e divenendo poi ricercatori e professori universitari. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesco, sulla laurea magistrale? Sì, diciamo, oltre, lo vedete sempre in questa slide, diciamo, oltre le classiche professioni legali, ovviamente l'avvocatura, la magistratura e il notariato, lo leggete sotto, la laurea magistrale, la specialistica o magistrale, diciamo, apre una serie di sbocchi ad ampio spettro, quindi nell'ambito, qui leggete ovviamente soltanto degli esempi, carriera diplomatica, dirigenza pubblica, dirigenza privata, è un periodo, diciamo, dopo un lungo periodo di crisi economica, questo qui è un periodo particolarmente favorevole perché nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si stanno svolgendo tutta quanta una serie di concorsi, le lauree in giurisprudenza, come ovviamente ampiamente noto, consentono l'accesso alla maggior parte dei concorsi pubblici, proprio perché la formazione superiore che viene fornita dalle lauree giuridiche, diciamo, permette di partecipare un pochettino a tutta quanta l'offerta concorsuale nel sistema, sia nel sistema pubblico che nelle selezioni del sistema privato. E come vi anticipavo, questo qui è un periodo particolarmente favorevole perché si stanno svolgendo tutta quanta una serie di concorsi, perché la pubblica amministrazione hanno avviato un programma di ricambio generazionale della propria, diciamo, dei propri strutturati, quindi della forza lavoro impiegata nelle pubbliche amministrazioni. Dopo tanti anni in cui, diciamo, questo processo si era un pochettino rallentato per la crisi economica, adesso è ripartito saranno nei prossimi anni, ci saranno molti sbocchi da questo punto di vista. Quindi prepararsi scegliendo una laurea giuridica, in questo particolare momento storico, credo che sia una scelta molto, molto corretta, perché ci saranno, ribadisco, molte opportunità da questo punto di vista qui. E poi ovviamente non soltanto nel settore pubblico, come vi anticipavo, ma anche nel settore privato, perché
ovviamente anche, diciamo, sempre con la laurea specialistica, con la laurea magistrale, quello che abbiamo nella slide, leggete, indicato nell'ambito delle lauree triennali, c'è cioè la possibilità di entrare in grandi imprese bancarie ed assicurative oppure nelle grandi società di consulenza fiscale o aziendale. Questo qui è uno sbocco, ovviamente, che diciamo, può essere tranquillamente raggiunto e chiaramente con la laurea specialistica, oltre che con le lauree triennali. Ma anche con riferimento all'insegnamento nelle scuole superiori, se qualcuno mira, ambisce a insegnare diritto a scuola, può farlo. Con la laurea in giurisprudenza e integrando alcuni crediti in economia, potrà accedere, al concorso, per l'insegnamento della classe di laurea A46, diritto d'economia. Quindi, come vedete, la scelta di giurisprudenza vi offre un ampissimo ventaglio di scelta, ventaglio di sbocchi, inclusi e al di là, direi, delle figure tradizionali, quelle che nello stereotipo comune sono gli unici sbocchi di giurisprudenza. In realtà, voi accedendo a una laurea sia triennale, ma anche magistrale, soprattutto magistrale in alcuni casi, avrete la possibilità di agire grazie alle conoscenze che vi vengono fornite. Io vi dicevo prima, avrete un taglio giuridico, ma vi soffermerete su tantissime materie. Guarderete la storia, la filosofia, l'economia. Vi daranno la possibilità non solo di, io direi di avere quel quid, quella marcia in più rispetto a tante altre facoltà. E accedere di fatto a tantissime opportunità. Adesso proveremo a guardarne qualcun'altra con la laurea triennale. Perché che cosa ha fatto il nostro dipartimento? Il nostro dipartimento, per assicurarvi il più ampio, appunto, sempre per tornare alla possibilità tanto formativa quanto di lavoro poi, quindi la più ampia possibilità, il più ampio spettro possibile, ha immaginato anche alcuni corsi di studio di durata triennale che sono prettamente professionalizzanti e sono tagliati in modo tale da assicurarvi effettivamente una riuscita all'interno del mondo del lavoro. Il nostro piano di studi triennale, che cosa prevede? Facciamo vedere la slide, Francesco, non so, non la vedo adesso. Si vede la slide? Quella Ah, preferisci la con di vedere, slide? esatto. Ma per Allora, farle vedere a loro, così magari ce l'hanno più. eccolo qui. Questo qui è il corso in Scienze dei Servizi Giuridici, laurea triennale, e qui diciamo, trovate i percorsi caratterizzanti, perché dovete sapere che le lauree triennali potrete effettuare una scelta, se scegliere il cosiddetto piano istituzionale in scienze dei servizi giuridici o nell'ambito diciamo, ovviamente nel corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, caratterizzare maggiormente il vostro studio, scegliendo dei percorsi appunto caratterizzanti, che sono quello di diritto e management dello sport e quello lì di scienze delle investigazioni e della sicurezza. Miriam, prosegui tu Scusatemi, con la. sì, scusatemi, non so se mi si è staccata la connessione, mi sentite adesso? Sì, certo. Ok, perfetto. Quindi dicevamo, abbiamo un corso di laurea triennale e la laurea in scienze dei servizi giuridici. Quindi, nel caso in cui voi foste decisi a fare giurisprudenza, ma non troppo, o pensate che 5 anni sono
troppo impegnativi, non siete sicuri di riuscire a portarlo al termine il percorso, perché ci può essere qualcuno di indeciso che sceglie di fare giurisprudenza, però perché spinto dai genitori, dagli amici, deciso ma non troppo, voi avete comunque un'altra opzione. Un'altra opzione che, come vi dicevo prima, da un lato vi forma e vi consente comunque di accedere nel caso in cui poi decidiate di proseguire giurisprudenza, quindi decidiate di studiare, potrete integrare alcuni esami e quindi accedere alla laurea magistrale, oppure avere un vostro titolo di studi che vi colloca immediatamente nel mercato del lavoro. Questo corso di laurea si articola sostanzialmente su tre curricula. Uno è il piano che potremmo definire tradizionale, istituzionale. Poi abbiamo altri due percorsi nuovi che sono diritto e management dello sport e scienze delle investigazioni e della sicurezza. Come vedete già dal titolo e già dai nomi, questi corsi mirano effettivamente, sono professionalizzanti. Insisto su questo perché se pensate, immagino i ragazzi che guardano soprattutto al calcio, anche le ragazze chiaramente, potreste essere attratti da questo mondo, potreste essere attratti dalla figura del procuratore sportivo. E dietro chiaramente a procuratore sportivo c'è tutto uno studio da fare. E voi accedendo a questo corso sareste tra i pochi, ovviamente questo corso di laurea voi non lo trovate in tutte le università. La Vanvitelli ha pensato di organizzarlo e specializzarsi su un qualcosa per offrire agli studenti un qualcosa di settoriale in cui potersi specializzare. Ce l'ho io, un altro non ce l'ha. Parlo a livello di studenti. Immaginate voi. Accedete a questo titolo di studio, sarete fra i pochi in Italia ad avere delle capacità, delle conoscenze, delle possibilità di inserirvi nel futuro mercato del lavoro. Proviamo a vederli però. Vi dicevo, sono tre piani diversi. Il primo l'abbiamo un po' visto prima. Perché? Perché al pari, un po' di meno chiaramente per alcune cose, non potete diventare, non potete accedere alla carriera di avvocato, notaio e magistrato con la laurea triennale, però sicuramente con il piano istituzionale voi avrete la possibilità anche in questo caso di avere una specifica formazione giuridica di livello universitario e potrete operare tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato. Potete lavorare per esempio nell'ambito locale, regionale, statale, nelle pubbliche amministrazioni, oppure per chi è interessato potete accedere alle organizzazioni non governative e accedendovi con un titolo di studio meglio, in servizi giuridici avete sicuramente un qualcosa in più. Anche nelle imprese private, per esempio, potete e avete sicuramente la possibilità di trovare lavoro, oppure potreste essere dei consulenti del lavoro. Vi dicevo, molto importante, a seguito appunto dell'integrazione di alcuni crediti, voi potete accedere anche alla laurea magistrale, qualora desideriate ottenerla. Quindi è un percorso, possiamo dire, chiuso da un lato e aperto dall'altro. Chiuso perché potete mettervi nel mercato del lavoro direttamente, aperto dall'altro perché potete conseguire un ulteriore titolo di studi e completare così il vostro ciclo. Sul percorso istituzionale vuoi aggiungere qualcosa, Francesco? Sì, Miriam, volevo per i ragazzi aggiungere sempre nell'ambito degli sbocchi del percorso istituzionale Scienze e Servizi Giuridici. Lo vedete in ultimo nella parte terminale di questa slide, cioè gli impieghi nel cosiddetto terzo settore, il cosiddetto settore del non profit.
Dovete sapere, ragazzi, che in Italia esiste un grandissimo e fiorente mercato del lavoro all'interno di questo cosiddetto terzo settore, composto da tutta quanta una serie di associazioni, organizzazioni, strutture, associazioni cooperative che erogano quei servizi che venivano che normalmente noi conosciamo come servizi di welfare, tutta quanta una serie di servizi in campo sociale che ovviamente lo Stato tende a non erogare più direttamente, ma favorisce l'erogazione di tutta quanta una serie di servizi da parte di questi enti, di queste associazioni, di queste organizzazioni che lavorano nel cosiddetto terzo settore, quindi un settore tipico della socialità e che è particolarmente fiorente. È stato anche recentemente oggetto di una riforma legislativa con il decreto legislativo 117 del 2017, proprio perché è un settore particolarmente importante all'interno del nostro ordinamento, perché proprio svolge, eroga tutta quanta questa serie di servizi di particolare importanza. E in tutte quante le aziende impegnate, le organizzazioni impegnate in questo settore, ci sono molti, molti sbocchi lavorativi. E ovviamente il percorso istituzionale consente di acquisire quelle competenze giuridiche che sono fondamentali da spendersi in questo particolare settore del mercato del lavoro. E questo è molto importante. Si trovano, svariati sbocchi professionali da questo punto di vista. Ecco, volevo aggiungere questo qui. Professoressa, mi scusi, prima che continuiamo con la presentazione, ci sono state due Sì. domande, professore, mi scusi, ci sono state due mani alzate. Quindi invito gli studenti che hanno delle curiosità o a porre le domande adesso oppure a scriverle in chat in modo tale che poi quando ci sarà il momento delle domande potremo rispondere con più calma. Ho visto ci sono state due mani alzate. Sì, se gli studenti vogliono sottoporci qualche domanda già immediata, lo possono fare tranquillamente. Ci fa piacere sentire anche loro, ovviamente. Chi sono gli studenti? Purtroppo anche andando nella sezione persone, quindi tutti i partecipanti non mi escono in questo momento. Io pensavo, ho visto la prima mano alzata, l'ho vista, Sì. però la alzata è abbassata, quindi ho immaginato che avesse Allora erroneamente premuto forse. il tasto, però non ricordo il nome, non l'ho visto. Nemmeno io lo Noi siamo ricordo. qui per voi, quindi non Ma abbiate speriamo, timore a fare speriamo che possiamo domande. lasciare. Allora, continuiamo Certo. così in modo tale che poi ci sarà il momento delle domande e potranno porle loro in totale tranquillità. Va Mi scusi per benissimo, però per gli l'interruzione. studenti sentitevi liberi di intervenire e di farle, se non ora, alla fine, perché noi siamo qui per voi, quindi anche le domande che pensiate siano più banali e in realtà così non sono. Noi siamo qui per aiutarvi a togliervi dubbi se ne avete. Proviamo a Esatto. guardare gli altri due percorsi velocemente. Uno l'abbiamo già accennato, che è quello in In diritto, diritto sì, e management dello sport. in diritto e management dello sport, ovviamente anche questo è un settore In crescita. particolarmente importante, è un settore, un altro degli indirizzi molto, molto interessanti dal mio punto di vista di scienze dei servizi giuridici, è proprio questo, il percorso in scienze delle investigazioni e della sicurezza. Dico questo, ragazzi, perché, pardon Miriam, solo volevo sottolineare questa cosa.
Sempre per gli sbocchi professionali e anche per quello che dicevamo in precedenza, magari senza fossilizzarsi sempre soliti obiettivi che sono quelli delle professioni legali classiche, l'avvocato, il magistrato, il notaio. Tanti di voi sanno certamente che esistono tutta quanto una serie di problematiche attuali nel settore proprio della sicurezza. Pensate ad esempio alla protezione dei dati e alla necessità di proteggere tutta quanta una serie di informazioni. Anche da parte delle aziende. Quindi, questo punto di vista, questo corso di laurea sul percorso di scienze dell'investigazione e della sicurezza, fornisce tutte quante quelle competenze necessarie, ad esempio nel settore della cyber security, che è un settore diventato uno dei settori strategici nei quali non soltanto a livello statale, infatti è stata da poco creata un'authority italiana per la cyber security, quindi che si occupa proprio di cyber security a livello nazionale, ma è un settore particolarmente importante anche per le imprese, per le aziende, e quindi avere quella preparazione giuridica che è necessaria da questo punto di vista, quindi al diritto di internet, alla tutela della privacy, a tutta quanta una serie di conoscenze che sono necessarie per lavorare in questo settore, questo ecco, dei vari percorsi, anche questo è un percorso molto molto interessante perché offre attualmente un certo numero di importanti sbocchi professionali, quindi anziché orientarsi sulle professioni classiche, ecco, ci si può orientare anche su queste che sono nuove professioni lo sviluppo tecnologico hanno consentito di creare. E qui Perderei a dire che in alcuni casi sono addirittura le professioni del futuro. Assolutamente. Se guardiamo proprio a questo di caso, si è già aperto un mondo, come vi diceva il professore, è stata creata un'autorità di recente. Si apriranno nuovissimi, importantissimi profili di sviluppo, sicuramente sotto il profilo anche lavorativo, al di là poi del fatto che scienze delle investigazioni consente ormai, diciamo, rispetto a questo profilo, quello più tradizionale dell'investigazione in senso proprio, quindi tutta la figura, i diritti e doveri connessi al ruolo dell'investigatore. Tra le altre cose, il dipartimento, ragazzi, dovete sapere che presso il Dipartimento di Giurisprudenza, proprio per questo settore su scienze delle investigazioni e della sicurezza, è stato creato il laboratorio della Digital Forensics, e questo è l'Ateneo ha fatto un grosso investimento, ha dato vita, è presente questo laboratorio con degli strumenti all'avanguardia che ovviamente potrete utilizzare durante il vostro percorso di studi, quindi messi in grado di avere anche una conoscenza pratico-giuridica, anche per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti specifici per l'investigazione. Sì, in questo caso possiamo anche dire che accanto alle conoscenze teoriche avrete delle conoscenze di taglio pratico proprio nell'ottica della professionalizzazione, proprio perché sarete chiamati a fare un tirocinio durante il corso di studi. Poi volendo possiamo analizzare e guardare anche a
i tirocini. formativi. Sì. Allora, proseguirei anche con le altre opportunità. Ovviamente questa qui è il double degree, lo vedete nella slide. Altra opportunità che è possibile presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ve lo dicevo in precedenza, la possibilità di conseguire un doppio titolo di studio magistrale in giurisprudenza. Lo vedete in questa slide successiva. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha raggiunto un accordo con due altre università, che sono l'Università Municipale di San Caetano do Sul in Brasile. Ecco quello che diceva la professoressa Busani, quello che diceva Miriam, di poter andare molto molto lontano, e non soltanto in una prossimità territoriale, quindi rimanere nel proprio territorio. E un'altra convenzione, il Dipartimento l'ha conclusa con l'Università di Murcia in Spagna, e diciamo, iscrivendosi a questo studio, c'è la possibilità di ottenere un double degree, cioè il doppio titolo di studio di laurea magistrale in giurisprudenza. In questo caso, lo leggete nella slide, il corso di laurea ha una durata quinquennale ed è, diciamo, un percorso coprogettato dalle università consorziate, e quindi il corso prevede un periodo obbligatorio di mobilità all'estero presso una delle università consorziate. Ovviamente si farà la scelta al momento dell'iscrizione, quindi si andrà a studiare per un anno e mezzo presso l'università estera, e si sosterranno tutta quanto una serie di esami presso l'università estera. Il Dipartimento mette a disposizione, come vi ho detto in precedenza, un supporto sia attraverso il portale Rosetta Stone, quindi, come abbiamo detto, per il miglioramento e la implementazione, per lo sviluppo delle skills linguistiche, e oltre ovviamente alla possibilità di accedere anche al laboratorio linguistico, di fare gli esami di lingua. E il supporto, quindi la preparazione alla lingua chiaramente prima del trasferimento, quindi prima di andare a studiare nell'università estera, e poi il percorso presso ovviamente il nostro dipartimento. Al termine, quindi concluso il periodo di studio, quindi il corso di laurea, si ottiene questo doppio titolo, quindi valido sia in Italia sia nel paese dell'Ateneo partner. Lo leggete nella slide anche questo qui. Diciamo, il profilo formativo è un profilo particolare, ma soprattutto è un'ottima occasione proprio per migliorare i propri curriculum, con i quali poi presentarsi nel mercato successivamente. Nel mercato del lavoro. La formazione, Miriam, spendiamo qualche parola anche per la formazione post-laurea. E qualora appunto abbiate completato il percorso e quindi ottenuto la laurea magistrale in giurisprudenza, potete accedere alla formazione post-laurea che si caratterizza, è caratterizzata meglio da master, il corso di dottorato. Abbiamo attualmente due master attivi all'interno della nostra università. Uno è quello della dirigenza della scuola, l'altro lo vogliamo far vedere. Il primo? No, su questa slide, perché ho caricato Ah, va direttamente bene. quelle di Abbiamo due dottorato. master, comunque la formazione, diciamo, la formazione post laurea è un percorso, uno step successivo, ecco. Abbiamo il dottorato, quindi chi di voi volesse poi fare ricerca può continuare a farlo nella propria università, previo il superamento di un concorso, chiaramente. Andiamo avanti, e c'è la scuola di specializzazione. Vuoi dire qualche altra cosa sul dottorato?
Allora, no, volevo dirvi semplicemente che per quanto riguarda la formazione post laurea, ma vi mettiamo ovviamente, magari possiamo mettervi il link direttamente nella chat e quindi andarla a cliccare e andare a vedere quindi le varie opportunità che ci sono. La scuola di dottorato in internazionalizzazione dei sistemi giuridici e nei diritti fondamentali si tratta ovviamente di una formazione superiore e diciamo delle varie offerte. Un'altra particolarmente importante è proprio questa, la scuola di specializzazione per le professioni legali, quindi diciamo è una formazione ulteriore che consente poi la possibilità di accedere con più facilità anche al concorso in magistratura. Sono previsti, come leggete nella slide, 2 anni di scuola superiore, poi per le professioni legali, e poi di questi 2 anni, un anno è un anno caratterizzante perché ovviamente forma alle professioni, quindi ancor più alle professioni. Quindi avete la possibilità quindi di specializzarvi ulteriormente. Il Dipartimento offre uno spettro, anche in questo caso qui, uno spettro ampio per quanto riguarda la formazione post lauream, cioè tutti quanti, chi di voi sceglierà di proseguire, ovviamente potrà scegliere tutta quanta questa ampia offerta che il Dipartimento mette a disposizione. Importante per quello che diceva la professoressa Busalem prima, ad esempio per l'accesso alle carriere accademiche, la scuola di dottorato. Qui sono stato probabilmente un po' veloce. Ad esempio, il dottorato è molto importante proprio per queste carriere, per le carriere accademiche, perché normalmente tutte quante le carriere accademiche partono dalla frequenza del dottorato. Per tutti quanti, è necessario, conseguire il dottorato di ricerca per poi poter, partecipare, ai concorsi, che consentono l'accesso, la prosecuzione della carriera accademica, quindi la possibilità di strutturarsi, all'interno delle università come docenti. Quindi il primo step è quello del dottorato, bisogna conseguire il dottorato di ricerca, perché questa qua è la condizione necessaria, il presupposto per poi proseguire nella carriera all'interno delle università. E ovviamente il Dipartimento di Giurisprudenza ha il dottorato, la scuola dottorale e, come vi dicevo, il dottorato in internazionalizzazione dei sistemi giuridici e di diritti fondamentali. Quindi, partecipando ai bandi, potrete ovviamente accedere a questo tipo di formazione post lauream. Andrei un pochettino più avanti e vi illustrerei anche il programma Erasmus, l'Erasmus Plus. In questi casi direi più in generale il programma Erasmus. Una volta che chiaramente vi sarete iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza, per quelli di voi che vorranno farlo, potrete ovviamente scegliere di andare a studiare per un periodo di tempo all'estero. Potrete, fare anche, avere quest'ulteriore chance, quest'ulteriore opportunità, di crescita, andare a studiare, fuori, qui vedete nella slide tutta quanta una serie di benefici che, questa esperienza vi fornisce, avere migliori abilità, una maggiore, conoscenza linguistica. Quindi uno scambio anche con i vostri colleghi. Qui il Dipartimento di Giurisprudenza, io ne ho caricate su queste slide, ho caricate soltanto alcune delle università con il quale il Dipartimento di Giurisprudenza ha degli accordi di partnership e presso le quali potrete andare a fare appunto la vostra, esperienza di Erasmus, cioè andare a studiare presso queste università, per dei periodi di tempo variabili. Facciamo finta che andrete per 6 mesi,
questa il semestre è una delle possibilità, e andrete e ovviamente potrete sostenere alcuni esami, una serie di esami direttamente presso l'università, e i crediti formativi vi saranno poi riconosciuti nel percorso del vostro percorso di laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza. E anzi, l'esperienza, diciamo, vi consente anche, per chi di voi sceglierà di farla, diciamo, è attributiva anche di un punteggio aggiuntivo che viene valutato quando si fa l'esame di laurea. Quindi, per arrivare a conseguire il punteggio finale, si dice: mi sono laureato con 110, con 105. Ecco, una parte di quel punteggio c'è un piccolo bonus che viene calcolato proprio per quelli di voi, diciamo, che hanno fatto l'esperienza, si sono recati all'estero con l'Erasmus. Dicevo prima, qui gli accordi sono tanti, con tantissimi paesi. Qui ribadisco, ne ho caricati soltanto alcuni. Ecco, in Spagna abbiamo l'Università di Castiglia-La Mancia, con il quale è presente anche gli accordi di double degree, come abbiamo visto, dove ci sono diversi campus. Poi, ovviamente, qui, sempre tra le università spagnole, abbiamo Barcellona, Valencia, Loyola, Cordoba e via dicendo, Almeria, Saragossa, Salamanca. Insomma, ci sono davvero tante, tante università spagnole con i quali abbiamo gli accordi. Ma ovviamente non è soltanto Spagna. Ho caricato degli esempi anche Portogallo, c'è Lisbona, ovviamente. Ho caricato un esempio per quanto riguarda la Francia, a Nizza, la Germania, a Bochum, a Münster. Insomma, diciamo, ci sono veramente tanti altri paesi. Ecco, quindi ho caricati altri, c'è Praga, c'è la Romania, c'è a Riga in Lettonia, la Slovenia, c'è a Istanbul in Turchia. Insomma, il Dipartimento ha concluso tutta quanta una serie di accordi come avete visto, con tantissimi paesi, tra i quali potrete scegliere per eventualmente fare la vostra esperienza in Erasmus. E credo sia una bella esperienza da poter fare, diciamo, per uno studente. Qui ne avevamo un pochettino già parlato, gli sbocchi professionali con le lauree, con la laurea a ciclo unico in giurisprudenza, ve ne avevamo parlato in precedenza. Qui vedete delle slide un po' più approfondite. Non dobbiamo qui, cioè, non credo ci sia molto, molto da dire. Queste sono, diciamo, le professioni più che note: avvocatura, magistratura e notariato. Queste sono, diciamo, le professioni classiche alle quali, diciamo, si accede per concorso, un concorso di abilitazione professionale. Io da poco, ad esempio, ho fatto parte di quest'ultima tornata concorsuale nelle commissioni di abilitazione per la professione di avvocato. In periodo pandemico, diciamo, è stata la modalità di accesso, il concorso è stato un po' cambiato rispetto a quelle che erano le tre prove che venivano, diciamo, le tre prove che venivano svolte. Qui adesso si fanno due prove, diciamo, almeno fino a nuove indicazioni da parte del Ministero della Giustizia. Il concorso si struttura in due prove orali, una che riguarda, diciamo, un parere, quindi che deve essere esposto oralmente su un caso pratico. Quindi viene assegnato un caso pratico. Viene assegnato un tempo di mezz'ora per lo studio della controversia,
E poi un'altra mezz'ora, quindi per la esposizione della soluzione a questo che il candidato dà a questo caso pratico, e poi diciamo una seconda prova orale nella quale diciamo è basata sulla diciamo su una interrogazione sulle normali 5 materie che sono scelte del candidato, oltre chiaramente la deontologia forense. E questo qui, diciamo, per quanto riguarda l'avvocatura. Magistratura e il concorso da uditore giudiziario, stessa cosa, un concorso per l'accesso alla professione del notaio, e da questo punto di vista, va ricordato che è necessario fare, sempre la pratica forense o la pratica notarile, quindi 18 mesi di pratica prima, diciamo, della possibilità di tentare i concorsi di abilitazione. E poi, ovviamente, tutte quante la possibilità di ulteriori sbocchi lavorativi, sempre collegati in questo caso, non soltanto, come abbiamo detto prima, non soltanto al corso di laurea magistrale in giurisprudenza, ma ovviamente anche al corso di scienze dei servizi giuridici, la laurea triennale, che non consente l'accesso alle 3 professioni che vi ho fatto vedere prima, ma diciamo, consente l'accesso a tutta quanta un'altra serie di impieghi ai quali già vi abbiamo accennato. Qui ce ne sono altri, istituti bancari, istituti assicurativi, anche degli ulteriori sbocchi alternativi. Qui ne abbiamo, consulente lavoro, ne avevamo parlato, scusatemi, e qui consulenza nelle aree commerciali. Questa qui è molto interessante anche nell'ambito delle organizzazioni e delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni internazionali che si occupano di ambiente, oltre che abbiamo fatto, diciamo, qui riferimento alla consulenza nelle aree commerciali e del marketing, ma anche nel settore ambientale. Del resto, una delle materie, anche il diritto ambientale, che potrete studiare nel corso della vostra formazione accademica. Qui quello che vi dicevo prima, per il corso di scienze forensi investigative e criminologiche, qui insomma la slide per far capire un pochettino quelli sono i nuovi sbocchi nell'ambito delle tecnologie, quindi quella consulenza nell'ambito delle cyber security, mentre qui sempre negli sbocchi alternativi, ad esempio la giurisprudenza dello sport, quindi attraverso il percorso in diritto e management dello sport, quindi ha la possibilità di entrare negli organismi della giustizia sportiva, oltre piuttosto che diventare un agente procuratore, appunto procuratore sportivo. Quindi ci sono, oppure negli organi sia nazionali che internazionali, la possibilità di entrare negli organi nazionali e internazionali che riguardano, diciamo, l'ambito sportivo, che ne so, pensate alla Federcalcio, alla Federtennis, quindi nell'ambito delle varie federazioni nazionali, nel CONI, ecco qui abbiamo la FIFA, diciamo, la Federazione Internazionale del Football. Quindi tutta quanta un'altra serie di sbocchi. Ora, io credo, Miriam, se che non mi pare che non abbiamo saltato non mi pare che abbiamo saltato nulla in questa presentazione. No, io penso che abbiamo dato le indicazioni necessarie in Esattamente, cui muoversi. abbiamo dato un pochettino un ampio range. Io mi piacerebbe, se tu sei d'accordo, mi piacerebbe far parlare, sentire un attimino i nostri rappresentanti degli studenti, per Per avere cavalleria, un'esperienza ovviamente. diretta anche. Esattamente, per cavalleria direi di far parlare innanzitutto la signorina Consoli, che è rappresentante degli studenti diciamo, sul corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Sì, allora, Barbara. sì,
Sì, buon pomeriggio a tutti. esperienze. Sì, allora innanzitutto ci tenevo a ringraziare il professor Sorbillo per avermi permesso di esporvi la mia esperienza al Dipartimento di Giurisprudenza, ovviamente anche Atenea Apoli che ogni anno si impegna nell'organizzazione di questi incontri che credo siano fondamentali per gli studenti appunto che si accingono a scegliere poi fondamentalmente il loro futuro. E quindi prima di addentrarmi appunto in aspetti più pratici, ci tengo innanzitutto a rassicurarvi perché capisco che questa è una fase molto delicata della vita di ognuno di voi fondamentalmente, quindi la fase del passaggio dal liceo all'università, perché ricordo perfettamente l'ansia che accompagnò gli ultimi mesi del mio percorso appunto dal liceale, proprio per il percorso universitario da scegliere, la mia futura professione, quindi capisco lo stato d'animo di molti di voi e proprio per questa ragione ciò che mi sento di consigliare a chi si è ancora indeciso sul percorso universitario da scegliere è innanzitutto non fatevi influenzare dai pregiudizi e gli stereotipi che molto spesso si portano dietro ai vari percorsi di studio, tra cui sicuramente spicca giurisprudenza, quindi ad esempio una domanda che molto spesso mi viene fatta ma come fai a studiare quei mattoni interi, a studiare a memoria leggi, articoli, commi? Questa è una cosa, ad esempio, che mi è sempre stata chiesta. In realtà giurisprudenza è molto di più, quindi sicuramente per un giurista il testo normativo, il dato normativo di riferimento è il punto di partenza, ma comunque c'è molto altro, quindi è molto interessante, ad esempio, capire come il legislatore interviene per disciplinare e regolamentare un aspetto di una società sempre più complessa. Quindi la giurisprudenza in realtà ci pone dei casi pratici, delle situazioni con cui noi anche inconsapevolmente abbiamo a che fare quotidianamente, anche nelle attività, nelle azioni più banali. Quindi non, diciamo, effettuate una scelta essendo consapevoli della complessità del percorso che state per intraprendere e tenendo anche conto del fatto che comunque è un percorso lungo, complesso, quindi appunto il corso magistrale è quello che sto seguendo io, si snoda, si articola in 5 anni, sono 23 esami da sostenere, ciascuno dei quali può inevitabilmente presentare le sue complessità. E proprio per questa ragione, riportandovi poi anche la mia esperienza, ciò che vi consiglio è di vivere la vita universitaria, l'ambiente universitario, seguite i corsi. Molto spesso, ad esempio, gli studenti si iscrivono a giurisprudenza, non seguono i corsi e vengono, ad esempio, all'università soltanto per sostenere gli esami, pensando tra l'altro che questa sia una scorciatoia per, diciamo, accorciare i tempi di preparazione di un esame. Quindi poi per arrivare in maniera più veloce al risultato finale, che per noi, in fin dei conti, è appunto sostenere l'esame e magari avere anche un bel voto. In realtà, almeno per quella che è stata appunto e quella che è la mia esperienza al Dipartimento di Giurisprudenza, questa in realtà non può che essere una scelta sbagliata e superficiale, perché seguire i corsi, ma in generale vivere l'ambiente universitario, ci agevola sotto tanti punti di vista. Quindi io il primo giorno di università arrivo all'aulario intimorita, sicuramente impaurita, perché non conoscevo nessuno dei miei colleghi, né tantomeno i professori, quindi non sapevo poi cosa mi aspettasse negli anni successivi, ma posso dirvi che vivendo attivamente questo percorso in maniera dinamica, ho avuto la possibilità senz'altro di innanzitutto conoscere tantissime persone e quindi di confrontarmi con realtà estremamente diverse dalla mia e di stringere dei legami che per me oggi sono imprescindibili, sono fondamentali. Sul piano poi più strettamente pratico, seguire i corsi è sicuramente un elemento essenziale a giurisprudenza, nonostante la frequenza non sia obbligatoria ai fini poi dell'accesso alle sedute d'esame, perché innanzitutto seguire il corso ci consente di avere una preparazione più completa perché abbiamo la fortuna di avere a che fare con professori innanzitutto estremamente competenti e preparati che molto spesso appunto arricchiscono le lezioni con ad esempio aneddoti che richiamano la professione forense oppure la loro carriera da notaio, quindi sono sicuramente delle lezioni che ci consentono di studiare in maniera più semplice poi ecco quei famosi mattoni con cui ci confrontiamo quando torniamo a casa, quindi Diciamo sicuramente sì. almeno
Barbara, almeno per quanto ci riguarda, ecco, quello che vi dicevo prima, cerchiamo di prendere lo studente e di portarlo per Esatto. mano ad ottenere il risultato. Può trattarsi chiaramente dell'esame che di volta in volta deve essere sostenuto, cioè non sarete abbandonati. Diciamo, Certo. la scelta questo qui mi consente di fare con voi una ulteriore riflessione con la quale credo anche i vostri amici studenti, ecco, sono studenti del dipartimento, sulla quale saranno d'accordo. Diciamo, talvolta scegliere il dipartimento del grande Ateneo, diciamo, ancorché blasonato, però, diciamo, nasconde una ulteriore difficoltà, quella lì di essere un numero fra Esatto, sì. tanti. Il problema è proprio quello, perché, diciamo, essere seguiti, quindi avere uno scambio diretto, la possibilità di un dialogo diretto con il docente, un dialogo molto semplice che è agevolato appunto anche dai numeri un po' più contenuti, questo qui secondo me è molto importante. Sì, Ora vero. da questo punto di vista mi porto da esempio, così mi spiego meglio. Ho conseguito la mia prima laurea, la prima laurea, cioè la laurea in giurisprudenza all'università. Io sono stato uno studente della Sapienza di Roma. Ero uno studente diciamo, tra migliaia. Era davvero, davvero complesso, davvero difficoltoso avere un dialogo diretto, un rapporto diretto, diciamo un rapporto semplificato, dai, con i docenti. La seconda laurea, invece, in scienze politiche, l'ho conseguita all'Università di Siena, un Ateneo grande, ma più a misura di studente, quindi numericamente, un po' come la Vanvitelli, cioè un grande Ateneo, ma con numeri direi più umani. Ecco, sono proprio questi numeri più umani che consentono di avere un rapporto migliore con il docente, di avere rapporti con gli altri studenti. C'è la possibilità, ecco, come dice la vostra, diciamo, come dice Barbara Consoli, di conoscersi, di intrecciare relazioni, intrecciare rapporti, di conoscere tante persone in maniera molto più semplice. Cioè, si va in aulario e lì, diciamo, c'è la possibilità alla fine, poi, di avere anche intessere una serie di relazioni che diventano anche delle relazioni di amicizia, non soltanto di carattere, Certo. magari esattamente nascono tra Certo. i banchi delle aule del Dipartimento di Giurisprudenza. È tutto quanto più semplice, e questo qui vi consente di perdervi di meno, di essere più agevolati lungo il percorso di studio, quindi riduce diciamo, quello che può essere quel timore iniziale, quel gap iniziale, quell'assestamento, quel passaggio dal liceo all'università, la necessità di trovare il proprio metodo di studio e quello ottimale per il superamento degli esami. Questo qui è un valore aggiunto che non va trascurato da questo punto di vista, secondo me. Ripeto, io ho portato la mia esperienza di quello. La mia esperienza personale di cui la Barbara Consoli ci sta parlando. Prego, Barbara, pardon. Sì, poi un altro aspetto che ci tenevo a ricordare è che appunto seguendo i corsi è possibile accedere a delle prove intercorso, quindi delle prove intermedie che generalmente si sostengono a metà semestre, che ci consentono soprattutto per gli esami un po' più complessi, un po' con il programma diciamo un po' più esteso, di dividere l'esame generalmente in due parti e quindi di sostenere magari la prima parte a metà semestre e poi la seconda parte nei mesi successivi.
incontri successivi, negli appelli successivi, e questa è un'altra possibilità da non sottovalutare perché appunto ci consente di alleggerire il carico di pagine fondamentalmente da portare di volta in volta, e quindi questo è un ulteriore strumento del Dipartimento che ci consente appunto di vivere con serenità il nostro percorso universitario. Quindi ovvio è poi che vivere in maniera attiva il Dipartimento ci consente di usufruire, di cogliere tutte e sono davvero tante le opportunità che mette a disposizione il nostro Dipartimento, che ha prima citato il professore Francesco Sorvillo. Quindi, ad esempio, per riportarmi la mia esperienza, un servizio di cui usufruisco è quello della piattaforma Rosetta Stone. Quindi io seguo dei corsi in inglese proprio appunto per migliorare le mie competenze linguistiche, che anche nelle professioni legali ad oggi sono imprescindibili. Quindi, comunque, diciamo, saper cogliere tutte queste opportunità ci consente sicuramente di avere una preparazione più solida e di vivere in maniera dinamica il nostro percorso universitario, che non deve essere inteso soltanto come 5 anni che si passano chiusi in casa a studiare, perché assolutamente non è così e non deve essere vissuta in questo modo l'università. Quindi sicuramente è un percorso complesso, non sempre semplice, ma con tanta passione e determinazione. È un percorso che può essere sicuramente svolto con la giusta serenità. Quindi io, ma anche Vincenzo e i membri dell'Associazione Studentesca Università dei Valori, vi aspettiamo in Dipartimento, perché qualora vogliate appunto venire per appunto avere qualche informazione in più, per visitare le nostre strutture, noi siamo sempre a vostra completa disposizione, così come i professori. A tal proposito, Barbara, approfitto per dire agli studenti che sono collegati che abbiamo, anche con la professoressa Busalem e con gli altri colleghi, diciamo, che fanno parte della commissione orientamento del nostro Dipartimento di Giurisprudenza, abbiamo, diciamo, deciso per il 9 maggio, se vi volete appuntare la data, il 9 maggio, prossimo 9 maggio 2022, ovviamente, di fare una sorta di open day in presenza presso il Dipartimento. L'abbiamo intitolato, ho scelto Giurisprudenza. Quindi visita al Dipartimento e introduzione allo studio del diritto. Quindi facciamo questa iniziativa che pubblicizzeremo tra breve anche sul portale Ve la sto, da una notizia che vi sto dando in anteprima, mi sono sentito prima con la professoressa, con Miriam e con il collega Santoro. Abbiamo deciso di fare questa giornata, così questo Open Day, per accogliere voi, chi di voi fosse interessato, chi degli studenti fosse interessato a conoscere la struttura del Dipartimento. No, diciamo, ovviamente lo faremo tramite prenotazione, perché ovviamente diciamo, dobbiamo consentire sempre un ingresso contingentato. Quindi daremo informazione sul portale del Dipartimento di questa giornata, le modalità di prenotazione. Chi di voi fosse interessato, ecco, sarà sufficiente andare sul portale del Dipartimento di Unicampagna Giurisprudenza e leggere la modalità di prenotazione, e ci vedremo con voi il 9 maggio, ripeto, la mattina del 9 maggio prossimo. E faremo anche così una ascolterete, oltre a vedere il Dipartimento, le strutture, ascolterete una introduzione al diritto, una breve prima lezione di diritto, così avrete pure diciamo, la possibilità un attimino di capire quello che sarà il vostro futuro, e quindi consentirvi di fare una scelta ancora più consapevole. Sono certo che opterete, sceglierete per il Dipartimento di Giurisprudenza, avrete tutte quante le possibilità per farlo. Vincenzo, sentiamo anche Vincenzo. È bloccato, se c'ha ha il collegamento bloccato probabilmente.
No, si vede Vincenzo. che la connessione. Vincenzo, ci sente? Si vede che ha la connessione un po' lenta. Allora, ho visto una mano alzata. Ragazzi, voi che siete collegati, chi ha alzato la mano può tranquillamente accendere la telecamera e accendere la telecamera e farci le domande. Se avete domande, ecco. Allora, una vostra collega ci chiede se avrei una domanda riguardo il double degree. Se si scegliesse di intraprendere questo percorso, sarebbe se fosse sarebbe possibile partecipare all'Erasmus, magari al secondo anno, oppure se un percorso preclude l'altro. Allora, ovviamente il double degree è diciamo strutturato già per consentirvi un periodo di studio obbligatorio nell'università partner, quindi un pochettino sost cioè sostituisce diciamo la possibilità diciamo di andare di diciamo di passare il periodo di formazione estera, cioè già sarete fuori per un anno e mezzo perché è previsto questo trasferimento, come vi ho detto prima, questo trasferimento obbligatorio nell'università partner, quindi già sosterrete lì perché questo qui è ovviamente double degree, è una coprogettazione da parte delle due istituzioni universitarie e quindi già è strutturato appunto in quel modo. Ragazzi, qualche altra domanda? Se avete altre curiosità, circa le strutture del dipartimento, circa i corsi, la formazione, ovviamente la possibilità di sbocchi occupazionali successivi. Abbiamo Sì. un'altra domanda e Vincenzo ricollegato. Ah, ecco, anche Vincenzo, Non anche so se Vincenzo. ora mi Adesso la sentite? sentiamo. La sentiamo, la Ok, vediamo, perfetto. l'abbiamo ruotato, ma adesso sentiamo anche lei. L'altra domanda, buon pomeriggio, per l'Open Day del 9 maggio si terrà nella sede di Santa Maria Capua Vetere? Sì, lo faremo certamente all'aulario che diciamo consente, anche se con i colleghi avevamo pensato. Probabilmente lo doppieremo questo appuntamento e vi daremo l'opportunità di essere sia in aulario e di doppiare l'appuntamento, far prevederne magari un altro e visitare anche Palazzo Melzi. Quindi magari anche diciamo fare questa giornata di Open Day anche a Palazzo Merzi, la struttura storica. Quindi per farvi conoscere un pochettino tutte quante le strutture, appunto la biblioteca, i laboratori, ecco, tutti quanti i luoghi che quando verrete al Dipartimento di Giurisprudenza, mi auguro sceglierete di farlo, diciamo. Vi vedranno protagonisti. Vincenzo, una Professore, mi testimonianza? scusi, prima Sì. che lo studente inizi a parlare c'è un'altra domanda, questa riguarda invece il concorso in magistratura. La domanda è: buon pomeriggio, l'unica maniera per accedere alla magistratura è attraverso concorso? Chiede Mario Cirillo. Sì. Allora, si accede, come vi ho detto prima, si accede in magistratura per concorso, è ovvio, questo qui è scontato. A tutte quante le professioni giuridiche classiche si accede per concorso.
È un concorso, ovviamente un concorso pubblico. Il concorso, diciamo, una volta, ecco, forse se non ricordo male, sempre Barbara, diciamo, ha come sogno quello di entrare in magistratura. Barbara, ne vuole parlare lei? Cedo la parola, così sentite dalla voce dei più che dalla nostra, da quella di altri studenti, quindi che vi sono molti, molto più vicini di me. Sì, Barbara. sì, io mi sono iscritta a giurisprudenza proprio già avendo come obiettivo, quasi come sogno, quello poi di fare il concorso in magistratura, quindi sì, si accede tramite concorso. Ovviamente sono previste delle varie prove, quindi ci sono delle prove scritte che ovviamente toccano diverse discipline, quindi prevalentemente diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile e poi ovviamente si deve sostenere, una volta superata la prova scritta, si deve sostenere ovviamente anche una prova orale e ovviamente il requisito, il presupposto per poter accedere al concorso in magistratura è proprio ovviamente la laurea. Come minimo la laurea in giurisprudenza con votazione minima di 105. Magistrale, laurea magistrale a Sì. ciclo unico in giurisprudenza. Sostenuto il concorso, si diventa uditori giudiziari, quindi si fa un periodo Un di tirocinio poi. dottorato, esattamente di tirocinio come uditore giudiziario, è un percorso, diciamo, ovviamente retribuito, e poi al termine di questo, se si conclude positivamente, ma diciamo il problema è più che altro Sì. Superare il concorso, che è molto molto selettivo, si fa il tirocinio e poi ovviamente si accede alla carriera in magistratura. Allora, ci sono anche altre domande? Sì, in Open una day? prego, Sì. prego, mi scusi. In una chiedono riguardo l'open day e in un'altra invece se al momento dell'iscrizione bisogna già scegliere se intraprendere laurea magistrale o triennale. Miriam, vai, sì, Beh, ti sì, vedo. questa scelta va fatta al momento dell'iscrizione. È necessaria e inevitabile per capire quale percorso intraprendere chiaramente e quali esami Ovviamente, di studio seguire. vi potrete, forse, cioè, come dicevi tu prima, c'è la possibilità di poi di switchare anche sull'altra. Sicuramente. Cioè, siamo più chiari, ovviamente potrete fare la scelta se iniziare con scienze dei servizi, quindi con la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, ma terminato la laurea triennale, poi potrete fare, o in corso di laurea, potrete fare il passaggio alla laurea magistrale in giurisprudenza. Ovviamente potrete switchare, come dicevo, passare all'altro corso di laurea, cioè scegliamo, posso concludere un percorso e scegliere di proseguirlo passando alla laurea magistrale in giurisprudenza. Però al Questo momento significa, dell'iscrizione ovviamente, dovete fare una scelta. esattamente, potrete questa scelta che potrete anche anticipare da subito e quindi scegliere immediatamente da subito quale corso di laurea, a quale dei due corsi di laurea iscrivervi. Ma ribadisco, è un passaggio che potrete effettuare anche in un momento successivo. Sì, l'altra domanda, l'open day, se l'open day a numero chiuso, dobbiamo, diciamo, prevedere un contingentamento, dipenderà dal numero delle prenotazioni, se sarete molti, magari lo dividiamo in due giornate, cioè daremo a tutti quanti l'opportunità di poter venire a visitare il Dipartimento di Giurisprudenza. Quindi ne daremo pubblicità, apriremo la finestra, quindi la finestra di prenotazioni, ci si prenoterà e ovviamente daremo l'opportunità a tutti, quindi in base al numero dei prenotati organizzeremo questo Open Day, come vi ho detto, magari anche doppiando la data, in modo da cercare di consentire a tutti quanti voi, a chi fosse davvero interessato, chi fosse volesse
iscriversi al dipartimento o anche soltanto in dubbio venirci a conoscere, la possibilità di farlo e quindi, come dicevamo all'inizio di questa sessione di orientamento, di poter scegliere con cognizione di causa, quindi essere convinti della vostra scelta, che io credo sia particolarmente importante. Quando sarà possibile effettuare la prenotazione, la apriremo a breve e sarà sufficiente. Allora, andare, leggo l'altra domanda qui nella chat, sarà sufficiente, come vi ho detto prima, andare sul portale del dipartimento anche con il vostro smartphone, non c'è problema. Tanto io dico sempre, oramai l'università è nelle vostre mani, anzi nelle nostre mani. Noi con lo smartphone possiamo fare tutto quanto. Ecco, io ve lo faccio, eccolo qui, quello che vi dicevo prima, nel mio smartphone. Qui non so se si vede, c'è l'app, questa qui è l'app della Vanvitelli e io ovviamente mando magari messaggi quando sono previste le sedute di esame, le sedute di esame. Io controllo quanti studenti, posso controllare quanti studenti sono iscritti all'esame in modo da organizzare la sessione. Se magari dovessi decidere di spostare la data, inviare un messaggio a tutti quanti gli studenti che dunque saranno tempestivamente informati, oltre che sul sito del Dipartimento, mandargli ovviamente un messaggio tramite l'app. Voi potrete controllare, fare tutta quanta una serie di cose, come dicevo prima, attraverso, insomma, è una normale modalità di dialogo con noi e con le strutture, con gli uffici del Dipartimento. E quindi, sempre per tornare a questo punto alla prenotazione, ecco, sul portale del Dipartimento sarà pubblicizzato e quindi vedrete, troverete il giorno, quindi lo faremo pubblicizzare, giorno, la mail dove inviare le prenotazioni, anche la finestra, cioè la data, l'apriremo tra breve. Il tempo l'abbiamo deciso proprio da poco di fare questa giornata, quindi soltanto il tempo di parlare con gli uffici amministrativi. Dalla settimana prossima certamente già troverete tutto quanto sul portale del Dipartimento. Quindi andate la settimana prossima, direi già da mercoledì prossimo sul portale del Dipartimento, Unicampagna Giurisprudenza, e troverete tutta quanta le informazioni, oltre che la mail dove effettuare la prenotazione. E pubblicheremo appunto il calendario. Indicheremo nelle due giornate dove a quale siete stata assegnata. Magari risponderemo alla vostra mail confermandovi la prenotazione e a quale giornata siete stati assegnati. Dipenderà, come vi dicevo prima, dal numero dei prenotati, perché se il numero è ragionevole, che potrà essere diciamo sostenuto in un'unica giornata, sarete convocati tutti quanti per il 9 maggio, che è la data che avevamo inizialmente fissata. Vincenzo. Sì, eccomi. Mi Allora, la sua esperienza al sentite? Dipartimento? Sì, perfettamente. Mi scuso, ma ho dovuto cambiare strumento di comunicazione. Il device. La sua esperienza al Dipartimento? Sì, allora innanzitutto ringrazio lei, professor Sorvillo, ringrazio chi ha reso possibile appunto questo incontro con i ragazzi del liceo. E, beh, la mia esperienza è nata, penso, come quella di Barbara, cioè inizialmente c'era quest'ansia, questa preoccupazione proprio data dall'impatto che dà l'università, sia come struttura, perché le strutture universitarie sono comunque di costruzione un po' più imponenti rispetto a quelle di un liceo, che possono essere un liceo, una scuola
media, eccetera. Quindi anche professionale. spesso il rapporto con i professori, diciamo, mi preoccupava. Pensavo che ci fossero più distanze fra gli studenti e i professori. Invece poi con l'avanzare della mia esperienza, dipartimento, quello che mi riguarda è il dipartimento di giurisprudenza, appunto, mi sono reso conto che queste distanze alla fine non ci sono, perché c'è un impegno costante sia da parte degli studenti che da parte dei professori, appunto a ridurle e cercare una sorta di, mi passi il termine, professore, una sorta di collaborazione anche tra docenti e studenti, soprattutto per quanto riguarda la preparazione dell'esame. In particolare c'è la possibilità di fare dei riceviventi, quindi di uno strumento utilissimo, uno strumento che permette un contatto diretto con il professore prima della prova finale, che è l'esame, in cui magari puoi acquisire una maggiore correttezza del linguaggio, che specialmente in giurisprudenza è molto importante, avere un linguaggio eloquente, e quindi si acquista appunto sicurezza. E questo è un fattore importante, perché è un fattore che influirà anche sul voto finale. E poi per il resto io consiglio ai ragazzi che vogliono intraprendere la carriera universitaria, e soprattutto quella di giurisprudenza, di cercare contatto diretto sin dal primo giorno in dipartimento con le altre persone, perché costruire una rete all'interno dell'università è molto importante. Io e Barbara in prima persona ci occupiamo proprio di fare rete con gli studenti, di costituire una sorta di famiglia, perché soprattutto con gli studenti del primo anno, che devono affacciarsi al primo esame, alle prime problematiche che poi sorgono nell'ambiente universitario, è importante avere qualcuno con maggiore esperienza che può darti un consiglio, un parere, può indirizzarti verso la direzione giusta, che spesso capita di perderla. E noi, come dicevo, ci occupiamo in prima persona in questo, perché facciamo parte di un'associazione studentesca che è attiva sul nostro dipartimento già ormai da anni. Quindi sono cose che tra virgolette vengono tramandate. E L'avete quindi vissuto in prima è... persona, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Ed è bello poi vedere che studenti del primo anno arrivano al secondo e terzo anno, che cercano proprio un contatto diretto con noi, perché vogliono replicare, vogliono fare la stessa cosa con i nuovi studenti. E quindi questa è una cosa che va avanti ed è una cosa importantissima, perché dà proprio vita all'università, ti permette di vivere l'università a 360 gradi. Come diceva Barbara, capita spesso che le persone ti dicono: ma come fai a studiare sti mattoni, a studiare questi libri di 1.000 pagine? Come fai a prendere tutte queste nozioni che sono complesse per chi è abituato a un altro tipo di studio? E cioè, ci si riesce in questo perché c'è proprio la collaborazione. E lo ripeto, sia da parte dei professori che da parte degli studenti. Quindi io vi auguro un in bocca al lupo e vi esorto a fare questa scelta, perché apre molto, apre mentalmente, e soprattutto dopo questo periodo storico, che tra l'altro ancora non è finito, diciamo così. È importante aprirsi, è importante uscire dall'ambiente casa, che spesso ci distoglie dalle cose più importanti, che è appunto perseguire obiettivi personali, darsi determinati obiettivi e raggiungerli è molto importante, perché è proprio alla base della carriera di una persona. Si parte da una soddisfazione che inizia al liceo, magari con un bel voto alla maturità, e poi gradualmente avanza fino ad arrivare ad ottenere un
un ruolo professionale, diciamo che ti gratifica. E quindi, ragazzi, in bocca al lupo e vi aspettiamo il 9 maggio, così faremo conoscere il dipartimento. Bene, mi piace questa solidarietà intergenerazionale che anima le varie generazioni. Ecco, chi già è nel Dipartimento di Giurisprudenza e chi ci auguriamo si iscriverà nel Dipartimento per i corsi di laurea in giurisprudenza. Ah, mi Vincenzo, scusi professore, mi Vincenzo, scusi vai. prof, vorrei precisare, non l'ho detto, io sono iscritto al percorso di studi triennale, Scienze dei Servizi Giuridici, quindi volevo far capire un po' anche cosa prevede. Allora, parto dicendo che inizialmente io avrei preferito scegliere il percorso magistrale, cioè la laurea su 5 anni. Io sono un ragazzo che si impegna molto anche dal punto di vista sportivo, associazionismo in generale, quindi ho deciso di intraprendere il percorso di studi triennale per finire prima, diciamo così, e mi sono accorto che man mano studiando i manuali di diritto, apprendendo de determinate nozioni, capisci che forse è la cosa che ti piace, e quindi decidi di approfondirla, e poi ovviamente c'è la possibilità di integrare alcuni esami per completare il ciclo e raggiungere anche la laurea magistrale. Come è stato già detto, ci sono diversi curricula, che sono quello istituzionale che ho scelto io, poi c'è quello delle investigazioni e sicurezza e di management e sport. E vi vorrei portare un esempio di una mia amica, una mia collega, che iscrive Prendendosi al curriculum di investigazione e sicurezza, un po' per curiosità, perché comunque questo ambiente l'ha sempre interessata, affascinata. Lei è un'appassionata di fotografia e si è laureata in 3 anni e grazie anche agli strumenti che le ha fornito durante il suo percorso di studi l'università, come il professore prima accennato, laboratori, attrezzature all'avanguardia, per questo curriculum, lei si è apportata subito al mondo del lavoro e non ha riscontrato difficoltà, e attualmente comunque ci sentiamo, perché lei ha finito un po' prima di me, e ci sentiamo e lei mi dice continuamente che l'università le ha dato veramente un input per la sua esperienza professionale, che non avrebbe mai pensato di concretizzare. Quindi credeteci sempre, ragazzi, credeteci, e se vi piace approfondire un argomento, fatelo, e studiate, perché studiare allarga la mente. Bene, avete sentito quindi anche dell'esperienza che ci ha portato Vincenzo, della sua amica, non fosse altro perché ecco, rispetto a quello che dicevamo prima, scienze delle investigazioni e della sicurezza è sicuramente, diciamo, dei piani caratterizzanti sul corso di laurea in scienze dei servizi giuridici. Uno di quelli che apre una serie di sbocchi attuali, ve l'ho detto prima, se vi ho portato l'esempio della cyber security, e quello è un settore, come diceva anche la professoressa Busale, come diceva Miriam, è un settore in espansione, il settore del futuro. Quindi, diciamo, tutti quanti gli impieghi nell'ambito ramo delle nuove tecnologie. Ovviamente per farlo servono le basi giuridiche che disciplinano questi ordinamenti, perché se no sembra che noi facciamo pubblicità a dei corsi tecnici, ma non è così.
Non è così, sono lauree, corsi di laurea in giurisprudenza perché consentono l'acquisizione delle competenze giuridiche che vengono spese in quei settori. Vedo Miriam che annuisce, vedo Miriam che annuisce. Sì, hai fatto benissimo a sottolineare ancora una volta il fatto che comunque sono corsi che afferiscono a giurisprudenza, quindi partiamo sempre da una base giuridica con un taglio professionalizzante. Quindi quello che vi vogliono dare i corsi triennali è consentirvi di inserirvi nel mondo del lavoro direttamente, ma dandovi le conoscenze giuridiche necessarie ad affrontare. Il giurista d'impresa è ancora il manager sportivo e l'investigatore, tutto ciò che è connesso al mondo della sicurezza. L'unica notazione è, io penso che dobbiate prendere molto spunto dai vostri colleghi, sia del percorso relativo alla magistrale, perché io penso che abbiano messo effettivamente in luce i pro, i contro non ci sono, in realtà i contro no, non ci sono, non ce ne sono stati, almeno nelle esperienze che abbiamo sentito, tanto dal profilo triennale, cioè se magari avete iniziato la giornata chiedendovi del perché esistano dei corsi triennali, il vostro collega ve ne ha dato una dimostrazione pratica del perché lui lo ha scelto, quindi non è inverosimile che una persona scelga di frequentare prima una triennale per poi eventualmente decidere di continuare il percorso di studio. Quindi se pensate di voler fare giurisprudenza, ma di non essere proprio portati, di avere un'incertezza, di essere timorosi di un qualsiasi cosa, anche se noi abbiamo cercato di sciogliere questi nodi oggi, avete un percorso a vostra disposizione, quindi che vi consente di arrivare fino a un certo punto, per poi estenderlo eventualmente. E avete visto anche come questi corsi triennali effettivamente vi danno la possibilità di inserirvi direttamente nel mercato del lavoro. Come avete capito quanto difficile è, quanto studio bisogna e quanto non bisogna desistere, ecco, se volete accedere alle carriere tradizionali. Abbiamo avuto l'esempio lampante della magistratura, c'è qualcuno che ha fatto l'esame e Barbara ci ha dimostrato, ha messo in luce quali sono, quanto bisogna studiare effettivamente per arrivare fin là, però qualsiasi facoltà sceglierete, qualsiasi percorso, dovete impegnarvi. Studiare, frequentare, instaurare un rapporto con docenti e con gli altri studenti ed essere curiosi sempre. Avete a disposizione l'Erasmus? Fatelo. Avete a disposizione una biblioteca che vi fornisce l'accesso alle tantissimi volumi. Leggete, leggete il più possibile, siate curiosi e chiedete sempre. Questo è giusto, Francesco? Quello che Assolutamente, dovrebbe fare uno studente. siate curiosi, l'esortazione per i presenti, se siate curiosi, non abbiate remore, Anche, esatto. fateci domande, siamo qui per voi, se avete una qualche curiosità, qualche altro dubbio, siamo qui per voi. Professore, No. forse non ci sono domande perché siete stati molto chiari nella vostra presentazione, quindi probabilmente gli studenti hanno già chiaro il quadro, diciamo, della situazione. Poi invito gli studenti a salvare i link che la professoressa Abusale mi ha caricato nella chat in modo tale che potranno averli sempre a disposizione per seguire tutti gli aggiornamenti, anche le notizie riguardo l'Open Day che si terrà prossimamente. Un'altra domanda, eccola. Salve, la Miriam. laurea in giurisprudenza quinquennale dà maggiore possibilità di accesso ai concorsi pubblici rispetto ad esempio a una laurea in scienze politiche? Direi che in alcuni casi, alcuni concorsi sono preclusi a chi ha la laurea in scienze politiche. Quindi così di botto mi sentirei di rispondere sì, le possibilità sono maggiori o quantomeno diverse rispetto alla laurea in scienze politiche.
In alcuni casi è possibile partecipare con entrambi i titoli, in altri però no, assolutamente no, direi anzi. Direi la risposta anche io sono d'accordo con quello che dice Miriam, la professoressa Busalem. La laurea in giurisprudenza probabilmente è quella che garantisce un maggiore range di partecipazione ai concorsi pubblici, perché fornisce non soltanto un bagaglio culturale, ma anche un bagaglio tecnico-giuridico, intendo. Quindi, nella vostra formazione affronterete tutta quanta una serie, nel vostro percorso di studio, una serie di esami che sono importanti per la vostra preparazione sotto il profilo culturale, della crescita del vostro bagaglio culturale. Altri in più vi consentiranno di acquisire quel bagaglio tecnico-giuridico che, è quel quid pluris, quel qualcosa in più rispetto al corso di laurea in scienze politiche, e per quello poi garantisce anche un maggior range di accesso alle opportunità nell'ambito concorsuale pubblico. Questo senz'altro. C'è un'altra domanda. Allora, dopo la laurea triennale, quali sono le altre magistrali più affini oltre a giurisprudenza? Io non so se ho compreso la domanda, però più che parlare di affini, direi che bisogna guardare agli interessi che uno ha dopo aver frequentato il corso triennale, perché se fa il corso triennale decide di non proseguire più con gli studi di giurisprudenza, è chiaro che non è interessato alle materie giuridiche, quindi dovrebbe interrogarsi su con che cosa, quali siano le affinità. Potrebbero essere delle materie economiche, potrebbe essere in questo caso scienze politiche, però in quel caso poi dipende ovviamente. Si potranno anche in quel caso, immagino, integrare crediti, ma sarà sicuramente più oneroso rispetto al passaggio giurisprudenza. Però Certamente. non so se ho colto bene la domanda. Sì, io credo, ad integrazione c'è la possibilità, cioè avrete la possibilità eventualmente di accedere all'offerta formativa anche di altri dipartimenti, perché vi potrete rivolgere all'ufficio studentesco, all'ufficio pratiche per gli studenti, che ovviamente valuterà la vostra carriera già compiuta e vi dirà poi quali sono i crediti formativi che dovranno essere integrati per l'accesso a delle, a carriere diverse. Io, mi sentirei di dire invece che dopo una laurea triennale sarebbe pure, possibile percorrere un'ulteriore strada, che è quella lì di una della frequenza di un corso di corsi di alta formazione, cioè associare una laurea triennale e poi ad un corso di formazione specialistico, cioè per chi non volesse fare il passaggio, quindi poi a un altro corso di laurea, o prima ancora alla laurea magistrale a ciclo unico, nella laurea in giurisprudenza, sarebbe eventualmente possibile proseguire la propria formazione, il proprio bagaglio formativo, arricchire il bagaglio formativo con dei corsi di alta formazione. Quindi anche questa è un'ulteriore possibilità. Ok, un'altra domanda. Quanto è importante la memoria per questo tipo di studio? Allora, Sto ragazzi, sentendo non la Barbara dovete. che vedo che si agitava.
Allora, adesso se, diciamo, sentirete anche Barbara, Vincenzo, quindi i vostri colleghi. Però, diciamo, mi sento di dirvi una cosa. Bisogna sfatare un pochettino questo falso mito di libri e libri imparati a memoria. Non fosse altro perché altrimenti che cosa, diciamo, quale potrebbe essere l'effetto collaterale indesiderato di questo metodo di studio, che a mio avviso non è un metodo di studio correttissimo. Cioè, si studia, facciamo finta, dobbiamo sostenere l'esame, che ne so, di diritto costituzionale, ad esempio. Si impara a memoria tutto quanto il manuale. Terminato l'esame, certamente magari l'esame magari va a buon fine, posto che è molto complicato, diciamo, è particolarmente complicato ricordare tutto quanto a memoria. E magari si supera l'esame anche con un esito positivo, ma poi che succede? Siccome ne verranno altri, e quindi il cassetto della memoria sarà riempito sempre più da tutta quanta una serie di nozioni, appunto, imparate a memoria, finirete per dimenticare quello che avete studiato in precedenza. Invece, diciamo, quello che studiate ed apprendete è un bagaglio di conoscenze che vi serve per la vita, magari, ecco, per lo svolgimento di una professione futura. Per tutta quanta una serie di cose. Dunque, molto più diciamo, molto, molto importante non è tanto lo studio mnemonico, quanto l'acquisizione di un metodo di studio, che è un'altra cosa, è una cosa differente. Cioè, ecco, una di quelle difficoltà, di quelle criticità che esiste nel passaggio dal liceo alle università, è cercare di capire qual è il metodo di studio giusto, funzionale al superamento degli esami e all'acquisizione del bagaglio di conoscenze che vi porterete sempre per tutta la vita e che avrete sempre fresche nella memoria. Perché se voi imparate senza, diciamo, senza comprensione, perché lo studio mnemonico sostanzialmente è spesso uno studio passivo, è inefficiente. Perché dimenticherete, è inevitabile. Se imparate a memoria, prima o poi dimenticherete. E quindi, quando vi servirà, che farete? Facciamo finta che avrete completato il corso di studio e farete una professione, magari una professione liberale, magari l'avvocato, si rivolgerà a voi un assistito per chiedervi una consulenza, magari, ecco, può essere anche una laurea triennale, dunque una consulenza giuridica come giurista d'azienda. Dimenticherete, vi sarà posta una domanda alla quale non potrete dare risposta perché avevate imparato a memoria e dimenticato tutto. Ovviamente, vedete, l'approccio è un approccio sbagliato, secondo me. L'approccio è quello lì di creare il metodo, cioè di capire qual è il metodo di studio, e questo qui, diciamo, cercheremo di aiutarvi ad acquisirlo, questo metodo, di aiutarvi ad acquisirlo, di insegnarvi il metodo di studio, di trasmettervi qual è il metodo di studio migliore. Quindi io parlerei piuttosto di impegno. Parlerei di abnegazione, di impegno, di studio. È importante in una qualche misura anche la memoria, ma non l'imparare esclusivamente a memoria. Non credo che funzioni così. Non so se qualcuno di voi vuole intervenire e vuole dire la sua su questa No, domanda. io sono perfettamente d'accordo. Alla fine, come diceva lei, l'importante è non studiare a memoria, anche perché se noi dovessimo studiare a memoria ogni esame
il cui programma è comunque, diciamo, abbastanza complesso, sarebbe impossibile riuscire a sostenere tutti gli esami e magari anche ottenere dei voti gratificanti, soddisfacenti. Quindi l'importante appunto è trovare un metodo di studio, poi ovviamente ognuno ne ha uno diverso, però che ci consenta ovviamente di diciamo, comprendere ciò che si sta studiando. Per riportarvi la mia esperienza, io ho fatto il liceo scientifico e amavo la matematica, la fisica, quindi amavo le cose sintetiche, le cose logiche, quindi l'impatto con giurisprudenza, soprattutto nei primi mesi, non è stato proprio semplicissimo. Però appunto, perciò prima vi dicevo seguite i corsi, perché seguendo i corsi, ascoltando le spiegazioni dei professori, vi sarà molto più semplice poi trovare il metodo di studio adatto per studiare in maniera molto più serena e tranquilla i vari esami. Quindi assolutamente questa non deve essere una vostra preoccupazione. Ovvio è che la memoria è importante come lo è in qualsiasi facoltà, quindi non è una prerogativa di giurisprudenza, quindi non deve essere assolutamente una preoccupazione questa. Assolutamente, cioè, penso ad esempio a una facoltà scientifica, cioè facciamo finta, vi viene assegnato un problema, dovete risolvere un problema matematico, un problema scientifico che vi è stato assegnato, dovete conoscere le formule da applicare per risolvere quel problema. E allora, diciamo, qual è il risultato che se... Non avete, ecco, non le ricordo, certo, dovete, la memoria è importante, come diceva anche Barbara, come vi dicevo precedentemente, in qualche misura la memoria diciamo, ci aiuta, ma l'importante è acquisire il metodo. Ecco, nel nostro dipartimento, per le nostre materie, noi cerchiamo, porto l'esempio, il nostro esempio. Mio, della professoressa Busalem, cerchiamo di progettare l'offerta formativa in modo da potervi accompagnare a sostenere l'esame e ad ottenere il risultato migliore. Il metodo di studio è come dice la vostra collega, come penso anche Vincenzo sarà d'accordo su questo, vi esortano a essere presenti nei corsi, quindi sarà importante essere presenti, ascoltare di volta in volta, andare ad affrontare lo studio delle parti che sono state spiegate, non rimandarle nel tempo, proseguire assieme ai professori, diciamo, con l'avanzamento dei programmi. Questo qui semplifica e facilita di molto le cose, perché arriverete al termine dei vari corsi, dei vari insegnamenti, che sarete stati preparati, avrete ascoltato la spiegazione, avrete letto, vi sarà stato fornito del materiale. Quindi ci sarà una sinergia tra tutti quanti questi elementi, tra tutti quanti questi fattori, che andranno poi a, diciamo, ad integrare quello che è il vostro bagaglio di preparazione e faciliteranno la vostra preparazione allo stesso tempo. Facilitando il vostro percorso di studio per poi poter sostenere l'esame. Quindi è un elemento che ha una qualche importanza, ma lo studio assolutamente mnemonico, io personalmente sento di sconsigliarlo. E non è assolutamente fondamentale. Bisogna maneggiare, poi si deve maneggiare gli istituti giuridici, creare i necessari collegamenti tra i vari istituti, esiste una interdisciplinarità, esiste un bagaglio di conoscenze di base che viene fornito agli inizi, diciamo nei primi anni dei corsi di laurea, che vi consentirà poi di poter meglio comprendere quelle che sono poi, diciamo, le materie che successivamente verranno studiate. Cioè, è un sistema interconnesso, è un reticolato, è una stratificazione. Quindi ha una sua importanza, ma non determinante. Molto bene, se non ci sono altre domande e se voi siete d'accordo, se non ci sono altre cose da aggiungere, io prima di tutto vorrei ringraziare i docenti che sono intervenuti, il professor Sorvillo e la professoressa Busale, e anche i rappresentanti degli studenti che ci hanno fornito un'esperienza diretta, potremmo dire un'esperienza sul campo, quindi anche penso siano stati anche abbastanza
come dire, hanno consolato in anticipo le nuove matricole, perché comunque si sa, l'approccio al percorso universitario è un po' traumatico per tutti, nonostante la buona volontà e la passione, perché si tratta di un contesto totalmente diverso, ma penso che i vostri studenti siano stati molto, anche molto accoglienti e pronti ad accogliere le nuove matricole verso questo nuovo percorso. Quindi io vi ringrazio anche a nome di Atenea Napoli, ringrazio gli studenti che ci hanno ascoltato e hanno partecipato a questo orientamento. Vi ricordo tutti i link che sono stati caricati sulla chat, quindi di consultare anche il sito dell'Università Vanvitelli, soprattutto in vista dell'Open Day che si terrà per il Dipartimento di Giurisprudenza il 5 di maggio. E ricordo che domani ci saranno anche altri incontri dell'orientamento dell'Università Vanvitelli. E se non ci sono altre domande, io vi auguro una buona serata, un buon pomeriggio e vi saluto. Nessuna, non mi pare. Grazie, grazie a tutti, grazie ad Ateneapoli che ha organizzato questa giornata. Vi ricordo di cliccare il sito Vi Orienta o il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Vanvitelli, unicampania.it, scuole e dipartimenti nel footer superiore. Giurisprudenza, ovviamente Dipartimento di Giurisprudenza, troverete tutte quante le informazioni oppure viorienta.it, dove troverete tutte quante le varie brochure, oltre tutti quanti i link che sono stati caricati qui nella chat. Molto bene, allora grazie a tutti, nuovamente e buon pomeriggio.